Ciao a tutte, bentornate sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi sono con un'acconciatura diversa. Non so, mi vedete più liscia o riccia? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Torniamo al video, questo è uno spacchettamento Avon di campagna 17. Tutto quello che hanno ordinato le mie clienti e qualcosina delle novità di campagna 18 e campagna 1 ordinate da me. Vi lascio la visione di tutto quello che mi hanno ordinato le mie clienti. La prima cliente mi ha ordinato questo set di Footworks. Questo set è alla menta e aloe e sono tre prodotti per i piedi. Il primo è un esfoliante scrub per i piedi da 75 ml. Poi c'è lo spray deodorante rinfrescante da 100 ml. E infine, sempre da 75 ml, la lozione idratante menta e aloe per i piedi. Questo set di tre prodotti era in offerta a 6,99 euro. Un'altra cliente amante delle matite Avon True ha deciso di approfittare di un'offerta che c'era nelle ultime pagine del catalogo, ovvero tre matite a soli 9,99 euro. Ha scelto tra matite sopracciglia, matite contorno labbra e matite occhi. Lei ha preso una per tipo, ovvero una matita per sopracciglia. Eccola qua, e questa è la Soft Black, ovvero la colorazione più scura. Poi ha preso una matita contorno occhi che si chiama Sugar Plum, che è un color plum, un color violaceo. E infine l'ultima è una matita contorno labbra, sempre Glimmer Stick, in colorazione Simply Spice, che è una colorazione nude marroncina. Queste tre matite sono costate 9,99 euro. Un'altra cliente ha scelto questo versito che si chiama Reversible Mono, infatti può essere utilizzato sia da un lato che dall'altro, una fantasia floreale da un lato mentre dall'altro è un colore mono. Ha presa in taglia 40-42, l'ha pagato 19,99 euro e poi ha voluto acquistare questi due prodotti di Color Trend che sono i rossetti Infinity nella colorazione Raven e Brown Sugar e l'ha pagato l'uno 2,99 euro. Un'altra cliente ha voluto prendere un profumo molto famoso di Avon, un 50 ml, che si chiama Soft Musk e l'ha pagato 10,50 euro e poi ha voluto approfittare di un'offerta su questo mascara che è lo Spectra Lash di Avon, è quello con la rotellina per regolarizzare l'effetto e il volume del mascara, l'ha preso in colorazione black e l'ha pagato in offerta 4,99 euro. Infine è arrivato un prodotto che una mia cliente l'aveva ordinato nella campagna precedente, ovvero il set di collane e orecchini Zaida Moon e Star. Non posso farvelo vedere perché, come vedete, è imballato. Comunque, un set di tre orecchini più una collana con stelle e luna, molto bello, e l'ha pagato 8,99 euro. Rieccoci per farvi vedere tutte le cose che ho acquistato io, sia da catalogo outlet e sia le novità di campagna 18 e campagna 1. Partiamo col prodotto che ho voluto prendere dal catalogo outlet. Ho preso questa che è una orologio sveglia Wellbeing Sunrise, scusatemi la pronuncia, è praticamente un orologio a sveglia, come vedete è ovale. Questa parte si colora come se fosse un cambio colore di cromoterapia. Come vedete, si può appoggiare al piano grazie a questa asticella. E oltre alla sveglia c'è appunto il cavetto USB dove voi potete caricare il prodotto. Questa qui l'ho presa per fare un piccolo pensiero. Poi nelle offerte per noi presentatrici c'era la possibilità di acquistare il nuovo profumo Pur Blanca Harmony. È un 50 ml ed è un eau de toilette e ha il packaging molto simile al Pur Blanca classico, cambia naturalmente solo la colorazione del tappino, eccola qua, ed è una profumazione buonissima. Vado a leggervi subito le note dal catalogo. Allora, dice che è un'armonia perfetta con un cuore di viola azzurro, il fiore che simboleggia la semplicità e la delicatezza, ed è un'armonia floreale muschiata.
lo troverete in offerta in catalogo 18, eccolo qua, profumo più deodorante a sfera a 11,50 €. Per noi presentatrici c'era la possibilità di acquistarlo in anteprima, e se si acquistava in anteprima si aveva un catalogo in più da mostrare alle nostre clienti, dei campioncini, e in più c'era anche il roll-on antitraspirante a sfera, eccolo qua, da 50 ml. Il profumo l'ho già utilizzato, il deodorante no, me ne sono innamorata perché ha una profumazione buonissima. Vi consiglio, se riuscite, di farvi dare un campioncino dalle vostre presentatrici, oppure strofinare la pagina per sentire appunto la profumazione di questo profumo, perché è molto buona. In anteprima invece da campagna 1 ho voluto acquistare una novità che uscirà appunto nella prossima campagna, e sono i rossetti Perfectly Matte in varianti nude, eccolo qua, come vedete infatti ha un packaging molto particolare con le tonalità nude e scritta appunto nude, è bellissimo anche come pezzo da collezione per questo packaging di rossetto. Io ho voluto prendere la colorazione blush, che è una delle colorazioni indicate alle pelli chiarissime, io avendo una pelle chiarissima ho voluto provare questa, e la colorazione come vedete è un nude rosato molto molto bello, eccolo qua. La profumazione di questi rossetti è buonissima, io non avevo ancora provato nessun Perfectly Matte, quindi ho voluto approfittare con questa collezione nude e vi faccio uno swatch. Spero riusciate a vederlo, è un bellissimo nude rosato come vi dicevo. Questi rossetti li troverete nella prossima campagna, ovvero in campagna 1, e vi consiglio di provarli perché sono veramente buonissimi, hanno un effetto matte e le tonalità nude sono molto portabili per tutti i look. Bene ragazze, questo è tutto quello che hanno acquistato le mie clienti e io in campagna 17 di Avon. Se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale e azionate la campanella così da far crescere questo piccolo spazio, e io vi ringrazio moltissimo. Vi ricordo che nell'info box qua sotto trovate i miei link a Facebook e Instagram, seguitemi anche lì dove posto nuovi post, nuove foto, nuove stories, e ci possiamo sentire in contatto più velocemente e quotidianamente. Vi mando un dolce bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!